L'Australia è sicuramente il paese migliore per fare la vostra prima esperienza di van life. Infatti qui avere un camper o un van parcheggiato fuori casa è la cosa più normale del mondo. Il problema però è che spesso noi backpacker siamo pronti a intraprendere questa nostra prima esperienza in van, non abbiamo molto idea di come tante cose funzionano e quindi rischiamo spesso di spendere un patrimonio proprio perché non conosciamo quelli che sono i trucchi per risparmiare viaggiando. E se sono qui oggi è proprio perché voglio raccontarvi quella che è stata la mia esperienza diretta, perché se non lo sapete, io mi chiamo Giulia e esattamente un anno fa sono arrivata qui in Australia. Dopo 3 mesi a Sydney ho comprato un van, l'ho camperizzato senza alcuna esperienza e sono partita per il mio primo road trip verso il nord del Queensland. Dopo un po' di mesi però quel van l'ho venduto perché sapevo che mi sarei spostata e sono arrivata qui invece in Tasmania, dove ho preso prima un van a noleggio per 2 settimane con Let's Go Motorhome, che mi ha dato questa opportunità grandiosa di viaggiare con praticamente una casa su 4 ruote, e poi invece ho aiutato un altro ragazzo conosciuto proprio qui viaggiando ad acquistare il suo van e a camperizzarlo, e siamo stati insieme per più di un mese adesso a viaggiare in giro per la Tasmania con questo piccolo van fantastico che ci ha accompagnato veramente in tutte le nostre avventure. Ma presentazione a parte, ragazzi, andiamo al dunque. Come si fa a cercare di risparmiare quanto più possibile in un viaggio del genere? Partiamo da quella che normalmente è la spesa più grande ed è quella del campeggio, dove dormire quindi la notte. Qui in Australia dovete sapere che, come in tanti altri paesi, purtroppo campeggiare liberamente è vietato e si rischiano multe salatissime, in particolare in luoghi come Byron Bay o Noosa. Ragazzi, non prendere una multa è impossibile, quindi non rischiate, fidatevi. Quindi come si fa? Si va appunto in questi campeggi, comunque in queste aree di sosta che sono adibite appositamente per poter stare la notte con un camper, con un van o qualunque mezzo del genere. E ho una buona notizia riguardo, perché tantissimi di questi campeggi in realtà sono gratuiti e io posso assicurarvi che in tutti questi mesi di viaggio in van in Australia penso di aver pagato forse 5 o 6 campeggi, e quelle volte in cui li ho pagati vi assicuro che ho speso davvero poco. Grazie ad app infatti come per esempio Wikicamps oppure l'altra si chiama CamperMate, è facilissimo trovare e capire dove sono localizzati questi campeggi e potete usare un filtro che vi aiuta a vedere quali siano gratuiti e quali invece siano a pagamento. Vi assicuro, come vi ho detto, che quelli gratuiti sono tantissimi. Io vi sto registrando il video in questo momento dall'ennesimo camping gratuito che abbiamo trovato per la notte scorsa. Molti di questi sono solo delle aree di sosta, magari non hanno bagni, servizi di alcun tipo, ma la maggior parte in realtà hanno sempre bagni pubblici, i barbecue, i tavoli, l'acqua potabile, quindi davvero, ragazzi, non manca nulla. L'unica cosa che può venire a mancare è una doccia, ma di questo ne parleremo dopo. Morale della favola, per risparmiare la notte vi assicuro che è abbastanza facile trovare questi campeggi gratuiti e veramente non dover pagare $1 per dormire da qualche parte. Molto meglio che invece rischiare stando per strada e beccando una multa. Tra l'altro, come vi dicevo, tante volte i campeggi sono comunque economicissimi. Per esempio io mi ricordo che nel Queensland trovavo questi camping statali che erano proprio gestiti dal governo del Queensland, che costavano $7 a notte. Immaginate se li dividete anche con qualcuno che viaggia con voi, non è niente. Un'altra spesa ingente quando si fa un viaggio così è il fuel, quindi il gas, il diesel, la benzina, quello che dovete mettere nel vostro van. A tal proposito c'è un'app che vi consiglio assolutamente di utilizzare qui, che si chiama appunto... Com'è che si chiama? Ah sì, si chiama appunto Fuel Map Australia. Quest'app è semplicissima da usare, come una mappa di Google Map che vi fa vedere voi dove siete e vi individua tutti i fuel station, quindi le stazioni di diesel, benzina, che sono più economiche, cioè vi fa vedere proprio il prezzo. E è una cosa piccola, banale, però soprattutto su un grande viaggio vi può far risparmiare veramente tanto, quindi vi consiglio di scaricarla e di utilizzarla quanto più possibile. Insomma, fate il pieno ogni qualvolta vedete che il prezzo è più basso. Un'altra delle spese assolutamente più ingenti è sicuramente quella dei pasti. Ragazzi, quando si viaggia, si vive in strada, sembriamo veramente dei barboni, è molto facile ricadere nella tentazione di voler mangiare fuori. Io personalmente ho cercato di limitare quanto più possibile questa spesa, perché vedrete, soprattutto in Australia, i prezzi per mangiare fuori possono essere abbastanza elevati, anche se poi, come dico sempre, si guadagna abbastanza da poterselo permettere. Ma a parte questo, per evitare appunto questa grande spesa, io vi consiglio quanto più possibile di prepararvi voi da mangiare. Vi posso assicurare che è molto semplice organizzarsi. Banalmente, io ho sempre avuto nel mio van un fornelletto a gas, che trovate da Bunnings, lo trovate al Kmart, lo trovate veramente ovunque, un minimo di una pentola e una padella e poi tutto il necessario appunto per poter cucinare. Ma l'Australia ci offre anche qualcosa di meglio, perché come vi dicevo prima ci sono tantissime aree di sosta che, anche se non potete magari dormire lì, sono queste aree che trovate sempre nelle app che vi ho nominato prima, dove potete semplicemente fermarvi e usufruire di tavoli, sedie e barbecue, perché ragazzi i barbecue in Australia sono letteralmente ovunque. Questa cosa è una follia, cioè anche in un paesino piccolissimo trovate aree barbecue gratuite e facilmente accessibili praticamente da qualunque parte, in qualunque piccolo parco, piccola area verde che si trova nel paese. E questo vi permette quantomeno di non dover sempre ricadere in insalate di riso freddo, comunque cose
fredde, ma potete anche senza un fornello potervi fare un pasto caldo con una semplicità incredibile. Un altro trucco fondamentale per risparmiare viaggiando in Australia, e questo vale sia per chi viaggia in van ma anche per chi semplicemente decide di fare un viaggio in Australia e di trasferirsi qui, sono i second hand shop. Il second hand, quindi i negozi di seconda mano, in Australia sono all'ordine del giorno. Non è come da noi che se compri vestiti usati sei un pezzente o credenze del genere davvero fastidiose. In Australia comprare di seconda mano è una cosa che fanno praticamente tutti. Non a caso, in ogni città, grande o piccola che sia, ci sono negozi come Salvos, Winnie's o Mission Shop. Ce ne sono di ogni tipo. Basta banalmente mettere second hand shop oppure op shop, op proprio op shop, su Google Map e vedrete quanti ne trovate in zona. Perché ve li nomino? Non semplicemente per acquistare abbigliamento come noi siamo abituati, ma per prendere qualunque altro tipo di oggettistica vi possa essere utile. Banalmente, noi abbiamo acquistato pentole, piatti, forchette, coltelli, bicchieri, qualunque cosa che ci servisse per la cucina in un second hand shop, prendendo roba di $1-2 per pezzo. Fa una bella differenza. Ma potete trovare anche coperte, cuscini, materassi, che non sono da sottovalutare, perché a noi serviva un materasso e lo abbiamo trovato sul marketplace, ma potete trovarlo anche in questi negozi. E vi ho appena nominato anche il marketplace, perché quello è un altro posto da prendere assolutamente in considerazione in Australia. Gli australiani infatti vendono qualsiasi cosa sul marketplace di Facebook. Veramente potete trovare cose con uno schiocco di dita, andarle a ritirare e fatto, come abbiamo fatto noi per esempio con il nostro materasso. Tanti dicono: mi fa schifo il materasso di qualcun altro. Ragazzi, era praticamente nuovo, gli mancava solo l'imballaggio. Infatti ora abbiamo un buon materasso ad un prezzo stracciato. Abbiamo parlato degli acquisti vari, ma ora parliamo di un'altra cosa fondamentale che potrebbe essere utile a qualcuno di voi, che è la camperizzazione del van. Perché io, come vi ho detto, ho camperizzato questi due van, il mio primo Mitsubishi Express e questo secondo Toyota Ace, fatto senza esperienza, raga, quindi vi assicuro che può farlo chiunque. Come ho fatto per spendere il minimo indispensabile? Ho utilizzato uno dei negozi più famosi in Australia, che è il Bunnings. Lì ho preso tutto il materiale di cui avevo bisogno, ho preso tutti gli attrezzi di cui avevo bisogno, e c'è veramente un range di materiali vastissimo che vi permette di selezionare quelli che sono per voi più convenienti. Un sole fortissimo che mi illumina d'immenso. Aspettiamo un attimo che scende il sole. E a proposito di camperizzare, comunque acquistare un van, ragazzi, uno dei prossimi video che usciranno saranno appunto per mettere a confronto quella che è stata la mia esperienza con un van acquistato e un van invece preso in affitto. Quindi non perdetevelo, perché secondo me sarà molto utile ad alcuni di voi. Tornando al come risparmiare, mi collego a quello che ho detto prima sulla camperizzazione. Sappiate che quando ho camperizzato il mio primo van, devo ammettere che non ho acquistato tutto da Bunnings. Parte di quello che infatti ho utilizzato, che ho portato con me, che ho addirittura montato nel mio van, lo avevo trovato per strada. Se non lo sapete, soprattutto nelle grandi città come per esempio Sydney, per le strade si può trovare letteralmente di tutto. Ve l'ho fatto vedere proprio nel video in cui vi mostravo quando camperizzavo il van. Questo per dirvi che se partite, come penso che succederà, da una città principale come Melbourne, Sydney, Adelaide o altre città del genere, ricordatevi sempre di fare un po' un check per le strade, perché quello che si può trovare è indescrivibile. Io conosco miei amici che hanno avuto abbastanza tempo, non come me che avevo avuto 10 giorni per camperizzare e partire. Sono stati in grado letteralmente di prendere tutto quello che avevano bisogno per strada. Addirittura il legno tante volte si trova in perfette condizioni e potete prenderlo, è lì gratis fuori le case delle persone e lo usate come preferite. Ricordatevi questo consiglio perché, ragazzi, potrebbe svoltarvi la vita. Un altro consiglio, non ho idea di a che numero siamo arrivati, è fondamentale che tanti non lo prendono in considerazione o comunque lo sottovalutano, è quello del sistema elettrico. Avere infatti un sistema elettrico nel van, per quanto possa sembrare una grande spesa ingente all'inizio, in realtà vi fa risparmiare tantissimo nel lungo termine. Vi faccio un esempio banale. Nelle settimane in cui noi purtroppo non avevamo un sistema elettrico all'interno di questo van, ogni qualvolta avevo bisogno di caricare un telefono, un computer, una macchinetta fotografica o tutti gli altri accessori elettronici che possiedo, avevo bisogno di andare in un bar. Andare in un bar significa pagare 5, 6, 7 volte dollari solo un caffè per poter stare lì quanto più possibile e caricare i miei dispositivi. Sono soldi apparentemente piccoli, ma che se vanno se li spendiamo tutti i giorni, poi sono abbastanza, ecco. Avendo invece un sistema elettrico, avete la vostra, il vostro power, la vostra energia necessaria per caricare tutto e anche per ipoteticamente avere un frigo. Altra spesa che tanti dicono: ma è una spesa in più, lo posso evitare. In realtà, a lungo andare, quando poi dovete mangiare e selezionare quello che vorreste appunto mangiare in ogni pasto, se andate a prendere ogni volta piccole porzioni di cose perché non avete in un frigo dove conservarle, vi assicuro che la spesa, cioè economicamente quello che spendete sulla spesa di cibo, diventa molto più maggiore assai. Cioè, non so se mi spiego. È meglio invece prendere
prendere sempre porzioni quanto più grandi possibili per poi risparmiare sul lungo termine. Quindi cercate banalmente un electrician, quindi un elettricista nella vostra zona che vi monti un pannello solare, una batteria, un facilissimo sistema. Noi per esempio l'elettricista che ci ha tutto il sistema ci è costato circa $800, e poi vi dirò, ragazzi, quando avete un buon sistema elettrico è anche più facile rivendere il van successivamente, quindi è un grande valore aggiunto e quei soldi vi ritorneranno se siete bravi a vendere. Vi giuro che sono rimasti gli ultimi 3 consigli e sono importanti, quindi rimanete sul video. Abbiamo parlato prima di doccia. La doccia infatti può essere un problema viaggiando in van, perché purtroppo tutti questi campeggi gratuiti tante volte non hanno una doccia. Come risparmiare con il problema doccia? Beh, vi spiego come abbiamo fatto noi in questi mesi. Quando non avevo una doccia, la prima cosa che facevo sicuramente era cercare nelle vicinanze una doccia gratuita. Possibile? Sì, soprattutto se siete in zone di mare. Se siete per esempio qui in Tasmania, viaggiate nell'interno e siete lontani dalla costa, trovare camping gratuiti che abbiano appunto il servizio doccia è molto difficile. Però si possono trovare camping a pagamento che magari la hanno, quindi quella volta ogni 7 giorni, no scherzo, ogni tanto potete comunque accedere ad una doccia calda, si spera, a volte anche fredda, in un camping a pagamento. Oppure c'è una soluzione super economica e vi devo dire più comoda di quello che sembra. Andate dal famosissimo Bunnings e acquistate questa busta, che è una busta di gomma, di plastica, purtroppo, mannaggia la plastica ovunque, che si riempie d'acqua, si appende a qualsiasi cosa, un albero, al van, eccetera. Non ha neanche una pompetta dentro, ha semplicemente un tubo che si apre come un rubinetto e da cui esce l'acqua per lavarvi. Può sembrare scomoda, effettivamente lo è, però è economica, quindi perché no? Se invece come noi vi ritrovate a dovervi fermare per un lungo periodo nella stessa zona e non ci sono docce lì a disposizione, che cosa abbiamo fatto? Ci siamo iscritti in palestra, che è sicuramente una cosa che avremmo voluto fare a prescindere, ma l'iscrizione in palestra ci ha permesso di avere accesso e poterci fare una doccia calda ogni giorno. Andavamo lì 5 volte a settimana per farci una doccia, i restanti 2 giorni non è che non ci lavavamo, avevamo questo doccino fuori o comunque viaggiavamo in giro per la Tasmania e qualcosa alla fine si trovava sempre. Secondo me ha senso. Ultimissimi 2 consigli, ragazzi. Uno, la divisione delle spese. È facilissimo in Australia trovare compagni di viaggio, anche se siete viaggiatrici solitarie, non abbiate paura, andate in un ostello, trascorrete un periodo in un ostello e vedrete che trovare qualcuno che voglia viaggiare con voi è la cosa più semplice del mondo. E se non lo trovate in ostello, utilizzate gruppi Facebook che qui in Australia vanno a bomba. Per esempio Alessio, che io ho conosciuto qui in Tasmania, viaggiava con altri 2 ragazzi che aveva conosciuto dopo aver messo un annuncio su Facebook mentre era a Sydney, in cui diceva: io vorrei partire in questo periodo per andare in Tasmania e fare un giro in macchina, in van, se c'è qualcuno che vuole unirsi dividiamo le spese e andiamo insieme. La divisione delle spese infatti aiuta tantissimo, perché che sia viaggiando tutto il tempo insieme durante un road trip o banalmente anche in stile BlaBlaCar, facendo una tratta da un punto a un altro, è utilissimo. Per esempio io quando stavo viaggiando nella mia prima esperienza in van da Sydney fino al nord del Queensland, misi questo annuncio su alcuni gruppi in cui dicevo: in tali giorni a tale ora farò questa tratta, se c'è qualcuno che vuole venire con me contattatemi, dividiamo le spese. Quindi provateci. E ultimo consiglio, ma non meno importante, e purtroppo ve ne parlo proprio per esperienza personale: evitate le multe. Questo può sembrare il consiglio più banale in assoluto e che diamo tutti per scontato, ma purtroppo in italiani, ragazzi, siamo abituati a spingere un po' troppo con il piede sull'acceleratore. Può succedere che una pattuglia della polizia, che non è neanche riconoscibile, ma che è tipo in borghese, vi inizi a seguire proprio per vedere quando è che accelerate e superate anche di 5 km/h il limite previsto. A me è successo, ero letteralmente nelle campagne del Queensland quando questo poliziotto dalla pompa di benzina decide di seguire all'interno delle campagne per vedere a quanto io stessi andando, e purtroppo ho spinto un po' troppo e mi sono presa una multa di $450 solamente per aver superato il limite di, ragazzi, era meno di 10 km/h, ve lo giuro. Morale della favola: i limiti di velocità in Australia vanno rispettati al chilometro orario. Fatelo davvero ovunque, al di là del fatto che è una cosa che moralmente dovrebbe essere giusta e data un po' per scontato a prescindere. Qui sono molto molto fiscali con la velocità, è una buona scusa per imparare a rispettarle un po' di più anche noi. Spero che questi consigli vi siano stati super utili e che partirete il prima possibile per un'esperienza di van life in Australia, perché è una cosa indimenticabile. E vi ricordo che nel prossimo video vi spiegherò qual è la differenza e vi darò un po' di consigli sull'acquistare un van di proprietà in Australia oppure prenderlo in affitto. Ciao!